No, ma fai intervistalo tu. Ho comunicato molto duro sul... Direi che non ho fatto un comunicato duro, ho fatto un comunicato estremamente reale che corrisponde alla situazione politica del momento. E il centrodestra non c'era già più prima, perché quando, ma giustamente, ognuno fa la sua parte in termini politico, la Meloni è fuori dal governo, non è d'accordo sulla legge proporzionale, vuole andare a votare prima, in automatismo mi faccio già la domanda dove era il centrodestra prima. È ovvio che le elezioni di oggi e la votazione di oggi ti costringe a fare un ragionamento politico. Quindi i 382 voti della Casellati chiariscono che il centrodestra non è unito. Quindi io credo che ci sia necessario un chiarimento all'interno certamente della coalizione, però alla fine è necessario di ritornare ad un vero centro, ma un vero centro che è formato da Berlusconi, è formato da Calenda, è formato da Renzi, è formato da Totti. L'avete sentito Renzi in queste ore? No, cioè, adesso non esageriamo, diamo il grave tempi. Questo che sente Salvini. E ci sarete al vertice del centrodestra che inizia tra poco? Ma certamente ci sarà Totti, ci sarà Brugnaro, però l'analisi politica è quello che ho fatto io. Se uno vuole essere sincero, l'analisi politica è quella. Il centrodestra è da rivedere completamente, sia per quanto riguarda il futuro governo, quello che uscirà, anche la leadership e sia per quanto riguarda le prossime elezioni del 2023. Attenzione, io dico che ci vuole chiarezza a destra con una forza di destra che sarà a mio giudizio rappresentata da Fratelli d'Italia e dalla Lega, a sinistra il Partito Democratico farà la sua parte di sinistra, in mezzo ci vuole un partito moderato. Credo però questa è una prospettiva un po' più lunga, tra un'ora e mezza si rivuota per l'elezione del Presidente della Repubblica. Beh, io credo... c'è un centrodestra a questo punto, che succede? Io credo che alla luce, io non avrei mai mandato allo sbaraglio il numero due istituzionale del paese, cioè non avrei mai fatto un errore di questo genere mettendo in difficoltà il centrodestra, in questo caso è in difficoltà lei stessa. E chi l'ha firmata questa candidatura? Beh, io non entro in merito, ieri sera c'è stato un vertice, quindi hanno deciso quello e va benissimo. Io fossi stato al posto del presidente Casellati non avrei accettato, sono molto sincero, sapendo con tutte le difficoltà che c'erano. Detto questo, però, come dico, è necessario il cambiamento politico. Adesso io ritorno al vecchio, che avremmo potuto dall'inizio. Abbiamo tre candidati che sono tre candidati, al di là del colore politico, dell'appartenenza, estremamente pesanti nel rapporto istituzionale del Paese. Quando lei mette Draghi, quando lei mette Mattarella, quando lei mette Casini, hanno tutti nel loro ambito una grande storia. E quindi io credo che questi tre candidati, la sua, quella della DC, erano da valutare con attenzione. Avremmo fatto molto più in fretta di quello che invece stiamo facendo. Ma adesso tra un'ora e mezza si rivoterà. Voi il centrodestra sta per fare un vertice, che cosa voterete? Non so dirle cosa voteranno, perché devono ancora deciderlo, giustamente. Però secondo me sarà una votazione, ancora interlocutoria, mentre invece sono fiduciosa che domani chiudiamo. E che quindi oggi ci sarà un vertice tra tutti gli alleati di maggioranza? Ma secondo me, e noi lo si è sempre detto dall'inizio, che noi vogliamo fare riferimento alla maggioranza che regge il governo Draghi. Nell'ambito di quella maggioranza che si discute, ecco perché la candidatura del presidente Casellati era un po' anomala, è stata secondo me, modestamente, io non sono il verbo, una forzatura, e quindi ritorniamo a colloquiare insieme alle forze della maggioranza. Se la Meloni vuol stare fuori, sarà fuori come desidererei. Io credo che sarebbe necessario invece che tutto il Parlamento sia unito nel votare una persona sola. Sono mancati parecchi voti alla Casellati. Da quale sostanza, grazie. È la più lunga intervista della storia di Osvaldo Napoli. Allora, vediamo di intenderci. È chiaro che adesso aspettiamo.